Ciao a tutti, questo è il Tessila News della Dele 8. Analizziamolo nel dettaglio, questo meraviglioso Adele 8, che si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 450 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dei ferri 2-2,5 oppure dell'uncinetto 1-1,75. Una volta che avrete realizzato la vostra creazione, consigliamo di lavarla ad una temperatura che non superi i 30 gradi e di poi successivamente stirarla ad una temperatura che invece non superi i 150 gradi. Ovviamente ponendo sempre un tessuto nella parte superiore, non è possibile candeggiare la vostra creazione, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Analizziamo un attimo questo filato, perché davvero merita un po' di attenzione, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione a cui viene sottoposto il cotone. A taglio lungo elimina le fibre più deboli, in questo modo il filo non si ritira e oltretutto si mantiene integro a lungo, il tutto per un filato di origine vegetale che è completamente anallergico oltre che antibatterico, ma ne parleremo poi successivamente, perché adesso è arrivato il momento di visionare tutte le varianti di colore presenti sul nostro sito. Vediamo le prime quattro varianti di colore. Qui si presentano il blu notte, il grigio perla e il nero. Adesso andiamo avanti invece con una bellissima gamma di blu, vale a dire il bluette, il turchese, l'azzurro e il cielo. E proseguiamo con queste altre quattro varianti di colore. Nel dettaglio il militare, il verde, il verdino e il tortora. E proseguiamo adesso invece con questo mix di colori che, guardateli bene, mixati insieme davvero potranno dare una sensazione di calore o di una sensazione quasi autunnale alla vostra creazione. Qualora voleste farlo, i colori che vi occorrono sono il senape, l'arancio, il rosso e il bordeaux. Parliamo invece di toni un po' più estivi, vale a dire il giallo, l'écru, un candido bianco e il marrone. E concludiamo con quest'ultima dolcissima variante di colore, vale a dire il fucsia, il rosa scuro, il lilla e il rosa. Parliamo di un 100% cotone. È una tipologia però di cotone diverso da quelli tradizionali. Parliamo infatti in questo caso del filo di Scozia. Vale a dire che in comune con gli altri cotoni è il fatto che sia traspirante, antiallergico e antibatterico, ma in più rispetto al cotone più comune ha la capacità di assorbire e disperdere anche meglio la traspirazione naturale del corpo. Molto importante è inoltre il fatto che l'Adele 8 non debba essere assimilato a tutti gli altri cotoni o comunque fili di Scozia presenti sul mercato, perché infatti l'Adele 8 di Tessiland è l'unico che viene controllato singolarmente, finissato ed imballato in Italia, e che lo rende sicuramente unico e di conseguenza diverso proprio rispetto a tutti gli altri. I cotoni infatti adoperati provengono dai migliori produttori mondiali di fibre di cotone, quindi sicuramente nel momento in cui acquisterete questo filato vi renderete conto e avrete modo poi di toccare con mano della qualità che la Adele 8 di Tessiland ha e che differisce da tutti gli altri fili di Scozia presenti sul mercato. Le cose da poter realizzare ovviamente sono tante, ha uno spessore un po' più sottile rispetto alla Manda 5, ma è possibile comunque da utilizzare sia singolarmente, magari anche doppio per chi ha bisogno di uno spessore maggiore, ma anche mixato con altri filati, quale ad esempio l'Handy. C'è infatti proprio un tutorial della Fata Tuttofare denominato Abito Adele, nel quale potrete vedere, magari potrebbe essere anche uno spunto, proprio la fusione tra questi due filati, Adele 8 e Handy. Ma potrete sicuramente anche realizzare da classici abitini anche a maglioncini, top, insomma, ecco, per le qualità e le proprietà che ha questo Adele 8 lo rende e renderà la vostra creazione sicuramente esclusiva. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, e noi ci vediamo al prossimo Tessiland News. Ciao!